la storia che io non sapevo fino a quando ho letto quel libro, che nell'87 Magri avesse scritto delle controtesi per il congresso del Partito Comunista, che vengono pubblicati in appendice al Sarto di Uri. Il tema è: non è vero che il movimento comunista è finito, ci può essere una nuova identità comunista se noi rinnoviamo una serie di questioni fondamentali. Magri parla espressamente in quel testo di questione ecologica, questione di genere, istruzione, scuola come tema centrale per una trasformazione culturale, no? Cosa un po' diversa rispetto alla terrificante visione culturale di oggi, insomma, che è spaventosa, e altri temi di questo genere. Cioè, ci può essere un comunismo diverso, profondamente rinnovato. Magri è d'accordo con Pietro Ingrao su questo. Occhetto chiama Pietro Ingrao e gli dice: che cosa vuoi per non presentare il testo? Proprio storia questa, non sono falle interne, pettegolezzi. Cosa vuoi per non presentare il testo? Ingrao gli dice: devi accentuare il tema dell'ecologia nelle tesi ufficiali e devi accentuare la polemica contro le multinazionali. Occhetto lo fa nel testo e questo documento non viene presentato mai. Rimarrà nei cassetti per anni finché viene pubblicato Sarto di Uri, mi pare, nel 2009. Quindi noi dopo oltre 20 anni abbiamo letto questo testo che Magri aveva scritto. Quindi c'è questo elemento, insomma, c'è anche questa componente. Quando si forma Rifondazione c'è la componente kossuthiana, che è quella che maggiormente preme per rompere, per fondare questo partito. C'è parte di questa componente ingraiana e c'è una parte, diciamo, di coloro che erano stati maggiormente vicini a Berlinguer, soprattutto al Berlinguer degli ultimi anni. C'è una discussione su Berlinguer, insomma, quello dall'80 all'84, che dopo il fallimento del compromesso storico dell'unità nazionale tenta di piegare e di muovere il partito su altre questioni. Sapete che alcuni pettegoli estremisti dicono che la famosa intervista che Berlinguer fa a Scalfari, in cui parla della corruzione che oramai dilaga questo paese, no? Non c'è incarico che venga dato se non a chi viene raccomandato, l'università, gli ospedali, le banche, qualunque questione in Italia passa attraverso camarille di partito, di correnti di partito, di accordi sottobanco. C'è chi sostiene che Berlinguer in questa intervista non parli solo del PSI, di Bettino Craxi e della Democrazia Cristiana, ma parli anche di settori del Partito Comunista che sono oramai entrati in una logica di questo tipo. Voi forse la conoscete di più perché siete in Toscana, dove credo che, come in Emilia, no, il PCI abbia avuto dei ruoli di non poco peso. Le COP, l'Unipol in Emilia sono una potenza molto forte che evidentemente entra nel gioco di potere molto più di quanto accada da altre parti. Direi che le componenti sono un po' quelle, però forse, adesso non so cosa mi vuoi chiedere dopo, ma quando nasce Rifondazione, oltre ai dirigenti che sono fondamentali, no, perché la gente si chiedeva: ma Ingrao cosa fa? Garavini cosa fa? In molti casi, in alcune città, le persone seguivano il dirigente o il parlamentare di quella città perché c'era un rapporto fiduciario. Ovvio, c'è una reazione di base fortissima, che è del tutto inattesa, del tutto inaspettata, insomma. E la ferita di quello che Berlinguer ha fatto non è ancora chiusa oggi. Se posso raccontarvi due aneddoti, queste chiacchierate modestissime che faccio, no? Non sono né un dirigente politico né uno storico, né nulla di tutto quello, sono un militante, come è stato detto, che ha attaccato manifesti, dato volantini e fatto telefonate per 40 più anni, insomma. La ferita non è chiusa. A Viareggio ho fatto un dibattito con la vedova di uno dei primi parlamentari di Rifondazione, Caprilli, Aurora Caprilli, forse alcuni di voi l'hanno. Aurora Caprilli mi ha detto in quel dibattito:
frasi molto simili a quelle che riporto in una pagina di questo librino ripubblicato adesso, di sdegno verso la scelta di Occhetto e di dolore, è terribile, insomma, non ci credevamo, non è possibile che sia accaduta una cosa di questo tipo e altro. Una signora di Bologna di 77 anni, oggi figlia di una famiglia comunista, no? Ma dentro casa mia entravano l'Unità, Rinascita, Vie Nuove, Il Pioniere, Noi Donne, insomma, erano tutti iscritti, padre, madre, figli, nonni, al partito. Mi ha detto, intanto non nomina Occhetto, lo chiama quell'essere, no? Non osa dire il nome, insomma, perché è un nome che per lei è di sdegno. E poi mi ha detto, quando Occhetto ha detto quello, io sono stata fisicamente male per 3 mesi. Cioè c'è stato proprio un dolore personale. Mi ha detto, io mi ero iscritta al partito, alla FIGCIVO, da 17 anni. Ho sempre militato, mi sono trovata improvvisamente davanti a questo. Il mondo che crolla, insomma, sostanzialmente. No? C'è questo. Qui riporto una pagina di lettere, ce ne sono alcune che fanno piangere, insomma, se le leggete, insomma. C'è una che dice, nella mia vita ho pianto 3 volte, quando è morta mia madre, quando è morto Berlinguer, quando Occhetto ha detto che non dovevamo più chiamarci comunisti. C'è un altro che dice, se avessi avuto una pistola avrei sparato a Occhetto quando ha detto che non dovevamo più essere comunisti. E così via, no? Sono le lettere che vengono pubblicate dall'Unità, che sapete, c'era anche una polemica, filtra molto, viene accusata fra l'89 Bolognina e il 91 congresso di scioglimento PC di essere parzialissima, di tenere per la maggioranza e non dare spazio a coloro che dicono no. Ma all'interno di questo ci sono scritti, articoli e soprattutto lettere di militanti normali, quelli che attaccavano i manifesti e che prendevano le ferie per andare alle feste dell'Unità, no? A montare gli stand, a fare la cucina, a fare queste cose, che dimostrano questo sdegno, questo elemento qua, no? Un sdegno che non era accaduto davanti a scelte precedenti del PC, né il compromesso storico, né qualcuno ricorderà la faccenda NATO del 1976, che per alcuni di noi era stata molto grossa, no? Per quel che dice la NATO, lo rendo protettivo, eccetera. Invece davanti alla questione del nome, del simbolo, della identità, scatta un meccanismo di questo tipo che oltre ai dirigenti importanti e benemeriti produce questa reazione di base istintiva quasi, molto forte, appassionata. La prossima domanda che volevo farti è: quali sono stati i problemi interni ed esterni della prima rifondazione? Questa era la domanda che volevo fare. Allora, la fondazione nasce immediatamente, ve lo ricordate, un giorno in cui, pare fosse domenica 3 febbraio 91, viene sciolto il PC, 50 delegati al congresso di Rimini escono per non votare questo atto. Alcuni di loro, che sono Cossutta, Garavini, Libertini, Rino Serri, Ersilia Salvato, Guido Cappelloni e Bianca Bracci Torsi, vanno da un notaio a Rimini e dicono il Partito Comunista continua, e, insomma, fanno un atto notarile che indica la continuità del Partito Comunista. Si forma immediatamente il Movimento per la Rifondazione Comunista che ha la sua prima assemblea la domenica successiva a Roma, non so se qualcuno qui c'era. In un grande teatro di Roma, un entusiasmo incredibile, con la bandiera rossa più grande del mondo, con un teatro in cui non si riesce a entrare, tanta gente arriva dall'Italia intera e altro, insomma, presiede Cossutta, insomma, la presidenza, Gravini, Libertini, Rino Serri, Salvato, Nichi Vendola, Dacia Valle, parlamentare europea nera, che dice sono donna e nera, quindi c'è una doppia discriminazione verso di me.
poi farà delle scelte anche personali, credo, discutibili, insomma. Alcuni giovani, insomma, c'è questo entusiasmo immenso. Si fa un'assemblea a maggio, perché è la prima assemblea che cerca di fissare alcuni punti di programma che portino alla costruzione di questo partito. A giugno Democrazia Paritaria si scioglie e decide di entrare nel processo di costruzione, di rifondazione. A fine giugno avete le foto là, avete fatto questa mostra bellissima e meritoria, viva la segretaria, che fa una grande manifestazione a Milano, una cosa immensa, in cui chi partecipava diceva: i comunisti in Italia ci sono ancora. Il motivo era quello, c'era questo orgoglio che veniva fuori dopo essere stato compresso per lungo tempo, per tanti anni. A dicembre si forma nel congresso di Roma, avete le foto anche là, non so se c'eri anche tu con il baffo, forse, mi sembra una di quelle foto. Non sei cambiato per niente. Un po' più grigio, è grigio e basta. E si forma il partito con dei contrasti interni, però inutile dirlo, piuttosto forti. Quando Lucio Libertini proclama il 15 dicembre la ricostruzione del partito, applausi scroscianti, eccetera, ma la notte prima lo scontro Garavini con Suter era stato a coltello, sostanzialmente, no? Perché c'erano postazioni diverse, c'erano problemi se fare solo segretario o segretario presidente, come secondo me era giusto, l'ha dato il ruolo di Cossuba, anche se non vengo di lì, per essere chiaro, per il ruolo che ha avuto nella costruzione. I problemi sono che all'interno le differenze sono molto forti, che non esiste più la questione, il Partito Comunista c'era, per cui il segretario ha sempre ragione, la linea del partito ha ragione sempre, no? Noi siamo fatti in modo tale per cui ci siamo anche a tavola a prendere il torrone in quattro, ragioniamo in modo diverso sulle cose, ognuno di noi è magari in buonissima fede convinto di avere una idea giusta. Nello stesso PC le storie sono profondamente diverse. La componente consultiana è fatta in un certo modo e Consulta era il migliore della componente consultiana, per essere chiaro. Ma coloro che lo seguono non hanno né la sua cultura né la sua storia né altro. Garavini viene da una storia sindacale diversa, ricordo, ero in Piemonte, andavo ai regionali torinesi, ogni volta che Garavini ricordava alcune sue scelte del passato, per esempio l'essere stato contrario all'intervento militare, all'invasione, all'aiuto fraterno, all'Ungheria nel 1956, usate la parola che volete, i consultiani si incazzavano, perché avevano evidentemente sui problemi dell'est una lettura diversa. Esempio, Rifondazione avrebbe dovuto fare nei primi mesi un convegno sui paesi dell'est, si era anche scelto il posto San Servolo, Venezia, non si è mai fatto, sono 30 anni che non, perché evidentemente qualora ci fosse stato ci sarebbero state posizioni divergenti. Quando nell'estate del 91 c'è diventato colpo di Stato in URSS, si chiamava ancora URSS, le posizioni sono molto diverse dall'interno. Garavini media meritoriamente, a parere mio, con una posizione molto corretta, molto precisa e altro, ma nei militanti, tanti quadri che hanno il mito dell'Unione Sovietica, in Armando Cossuta, in altri, c'è una lettura diversa di questa roba. Sono entrati in Rifondazione quelli del TUP, Lucio Magri, Castellina, Crucianelli, eccetera, che hanno una concezione diversa, che esploderà poco tempo dopo. È entrata Democrazia Proletaria, che come
lui sa che era in una fase di grande difficoltà perché aveva perso dei pezzi verso i Verdi, tra cui l'ex segretario Capanna, cui si può dire tutto il bene e tutto il male che si vuole, ma che mediaticamente era una potenza incredibile. Insomma, ricordate, la conferenza stampa di Capanna alla tele era una bomba estrema. La linea politica, tu eri in milanese, la facevano più secondo me Calamina, Molinari e Vinci di quanto la facesse Capanna, che era un po' il megafono esterno. Ma... però anche, che anche Molinari poi è andato nei Verdi. Poi anche Molinari è passato per i Verdi. Insomma, le nostre vicende sono misteriose. Comunque, i problemi sono un po' quelli, sono problemi interni di forti differenze che esploderanno in particolare davanti al dramma della legge elettorale maggioritaria. Se non ci fosse stata quella, sono convinto che tante nostre divisioni e differenze non sarebbero emerse in quel modo. I problemi esterni sono uno che anche chi come me era critico verso il socialismo reale cosiddetto, vede che non esistono più i riferimenti internazionali. L'Unione Sovietica non c'è più, alcuni della mia età, io non faccio parte di quelli, hanno creduto fortemente nella Cina per alcuni anni, e la Cina evidentemente è altra cosa rispetto a quello che avevano pensato non solo Brandirali, tanto per intenderci, ma anche altri. La stessa Cuba non è quello, le lotte del terzo mondo in cui tanti hanno fortemente sperato, sono un po' il centro di quello opuscoletto su una rivista del 66-67 che ho scritto, non hanno portato a quello che si sperava, no? Vietnam, America Latina, colonie in Africa, eccetera. Quindi manca un riferimento internazionale, siamo maledettamente orfani. La seconda questione è che siamo negli anni in cui la politica cambia significato. Insomma, quando ero ragazzo io a 18 anni, per noi la politica era un fatto molto positivo e molto bello. Anche inchieste fra i giovani dicevano, parlo degli anni famosi, insomma, che per i giovani la politica era come interesse al primo posto o quasi, insomma. Sapete che nel giro di breve tempo non accade più questo. E anche quando scoppiano gli scandali, Tangentopoli, anche chi non c'entrava assolutamente nulla, che aveva le mani pulite, come diceva Berlinguer o altri, viene accomunato in un tipo unico. Poi fate politica, non mi interessa. Adesso, essere qui oggi, ci guadagna un mucchio presunto. Se voi avete un incarico politico lo fate per opportunismo personale, siete tutti la stessa cosa, una volta che sono al potere rubano tutti, no? Tangentopoli produce anche questo elemento qua, come il discorso anticasta, che è anche giusto, perché è ingiusto che un parlamentare becchi 15.000 euro al mese, i nostri sapete versavano, penso che tu come senatore qui in meno di 2 anni abbia versato delle belle botte di soldi, credo, no? Si c'erano messi in tasca. Io ho fatto consigliere regionale, versavamo parecchio, per però insomma si viene accomunati in un tutto unico, no? La terza questione è drammatica per alcuni di noi, che il paradigma antifascista scompare. Voi vi ricordate che anche, almeno ufficialmente, perché poi hanno eletto Mario Segni con i voti fascisti, Leoni con i voti fascisti, il governo Cambroni era appoggiato dai fasci, hanno contrattato con i fasci una serie di cose, in particolare nel meridione dove erano particolarmente forti o altro, li hanno utilizzati in funzione anti-operaia in misura drammatica, soprattutto negli anni caldi, no? Però c'era almeno ufficialmente questa esclusione dei fascisti dal quadro politico complessivo, no? Insomma, l'espressione, io ricordo sempre che Riccardo Lombardi una volta alla TV disse: io ai fascisti nulla ho da dire, dai fascisti nulla ho da sentire, no?
Continuo a credere che sia giusto quello, quando vedo Letta che va a sorridere con la signora Meloni dopo essersi messo d'accordo per mantenere il sistema elettorale maggioritario, credo che sia proprio una caduta complessiva terrificante. Quando vedi Zingaretti, ex segretario PD, che sta al tavolo con Francesco Storace, che ne ha fatte più di Bertoldo alla Regione Lazio, che è stato accusato di malversazioni, eccetera, che è fascista proprio fino alle midolla, fino alla punta delle unghie, che sta lì al bar, che si stringe la mano, che bevono insieme. Vecchi, che sono gli occomilitoni, gli alpini, quando si vedono una volta all'anno alla festa, crollano le discriminanti, no? Ti chiedi come sia possibile continuare a pensare che ci sia un concetto di destra, sinistra o di differenza tra destra o sinistra. Berlusconi si vanta di aver portato i fascisti al governo in Italia per la prima volta. Non c'è più alcuna discriminante verso di loro, vengono invitati ai tavoli, no, c'era una discriminante, no, c'erano i fascisti, la sinistra, PC e PSI non si sedevano al tavolo, se c'era la CISNAL, la CGIL non andava alle trattative, vi ricordate, no? C'erano i tavoli separati perché non si poteva discutere con gli eredi di questi qua. Per anni alcune formazioni minori in Italia hanno chiesto che il Parlamento dichiarasse che Almirante non era degno di stare in Parlamento perché la difesa della razza, eccetera, eccetera, spiegavano che i neri sono inferiori, gli ebrei hanno un naso diverso, altre porcate di questo tipo, o perché fucilavano i partigiani, tra l'altro in Toscana ci sembra, no? Qui, provincia, ah, qui, perché c'è quel famoso... Ah, è qua proprio. Allora, insomma, c'era quello. Crolla questa roba qua. Quarto, c'è la faccenda della legge elettorale maggioritaria. Noi abbiamo fatto allora una battaglia terrificante per cercare di spiegare che il proporzionale non era la difesa di interessi dei titani. Siamo caduti davanti a promesse imbecilli, vorrei ricordarle. Saranno solamente due partiti, vi ricordate? Le cose vanno male perché ci sono troppi partiti in Italia. Sì. I partiti metteranno i migliori in lista, perché se ne saranno solo due dovranno mettere proprio dei premi Nobel, no? Guardate il Parlamento come è fatto oggi, io dico sempre come battuta che quando alla TV c'è un dibattito in cui c'è De Mita, De Mita ti sembra un genio rispetto a, no? Ed era uno che noi avversavamo, ricorderai, no? Proprio sotto ogni punto di vista, dal clientelismo ai contenuti. Ciro Pomicini. Cirino Pomicino ti pare un genio che capisce, guarda lungo, no? Insomma, siamo a questi livelli qua. Il sistema elettorale maggioritario è un sistema drammatico perché noi dicevamo allora e ripetiamo oggi che impedisce non solo la rappresentanza di minoranze politiche quale noi eravamo e altro, ma rappresenta la cancellazione delle minoranze sociali, di interessi sociali di un certo tipo. I tre operai che sono morti a Torino ieri, gli altri due sono morti in Italia oggi, hanno una rappresentanza politica? No. I ceti sociali più poveri hanno una rappresentanza politica? No. Hanno creduto, per il mio stoltamente, ma anche complessivamente, di averla con i 5 Stelle. Che dicevano no alla casta, noi non andremo mai al governo con altri, destra e sinistra non ci sono più. Ecco, oggi sono totalmente privi di questo. Credo che il sistema elettorale maggioritario sia anche, non solo, ma anche una delle cause che ha portato a una sciagura di questo tipo. Nel nostro piccolo, se noi facciamo un'alleanza, avevamo il 6%, potevamo dire di allearci, ma se oggi andiamo in lista o facciamo blocco con il centro-sinistra, sappiamo che non rappresentiamo questi interessi, perché poi sul tema della pace, sui temi sociali, eccetera, non si riesce. Se non lo facciamo, siamo immediatamente tacciati come quelli che vogliono fare vincere una volta Berlusconi. Oggi ci dicono voi volete fare vincere Salvini, Meloni, perché oggi Berlusconi, ma di tanto a destra che un elemento come Berlusconi oggi sembra un elemento moderato nella politica di oggi, no?
tanto che si continua a dire che potrebbe diventare presidente. Piero Sansonetti, che ha sciaguratamente diretto Liberazione per alcuni anni, non so chi l'abbia messo come direttore in quegli anni, ha scritto che sarebbe opportuno che Berlusconi diventasse presidente perché super partes e perché con la magistratura... No, siamo questi livelli qua. Ecco, se è maggioritario è secondo me una delle cause drammatiche che ha portato a questa difficoltà per noi. Una parte consistente delle difficoltà che abbiamo vissuto derivano da un meccanismo. Noi siamo nati con un sistema proporzionale. Alle prime elezioni abbiamo fatto mediamente il 6%, 5-6 alla Camera, 6-5 al Senato. No? Un risultato forse migliore di quello di cui venivamo. Che pensavano su noi. Dalle elezioni successive ci siamo sempre trovati davanti a un problema di questo tipo e continuiamo a trovarcelo ancora oggi. Io non penso che sia solo la malafede nei nostri, in qualcuno c'è, no? Abbiamo delle tristi storie. Quando vedo Loredana De Petris che era in DP, poi è stata nei Verdi, poi è stata in SEL, poi è stata a Sinistra Italiana, che oggi lascia Sinistra Italiana perché va nei Verdi con Sala, che non so come fa a essere Verdi con Sala, dice le stesse fregnacce che altri hanno detto su noi in altri anni, cioè che è un partito troppo piccolo, che ci vuole un'alleanza più larga, che bisogna... Ecco, lì c'è un po', se vogliamo, il fatto che lì si comincia a entrare in quell'ambiente e non si ritiene di poter vivere se non si ha una carica politica. Però in altri c'è questo senso di vincere Salvini e Meloni, che si fa. Oppure dall'altra parte dati algo da che non lo sa perché ha vissuto 20 mesi queste contraddizioni, dobbiamo votare le spese militari, dobbiamo votare. Abbiamo votato il progetto Treu, 1996, non è una... Credo che questo meccanismo elettorale sia la causa maggiore di questo. Scusa, ma non sono troppo lunga. Tu dimmi, dammi una gomitata. Più lunga la fa, meglio. Io posso andare avanti fino alle 8, anche se vuoi, ma non voglio distruggervi. La segretaria... Ogni volta sarebbe meglio un po' indigente. La segretaria mi manda... Ma anche se siamo 4, io sono... Un po' indigente sarebbe stato... Ma non importa, non fate i problemi così. Siamo 4 no. A questo punto parlaci delle prime iniziative di rifondazione, ad esempio le guerre, le questioni sociali, poi altre cose, non so. Ma la prima caratterizzazione di rifondazione è di collocarsi all'opposizione. Qualcuno ricorderà i primi manifesti. Vota Rifondazione, il cuore dell'opposizione, 1992. Così possiamo diventare il fegato della maggioranza. Però non penso che siano solo questioni di opportunismo, credo che più grosse di noi. Insomma. Il passaggio che tu dicevi dal proporzionale al maggioritario ci trasforma dal cuore dell'opposizione nel fegato della maggioranza. C'è una condizione di conflittualità perenne rispetto alle scelte che avevi di fronte e che è l'elemento che poi entra a cuneo e spacca di fondazione. Il problema però rispetto a quello che tu raccontavi è il fatto che quel gruppo così eterogeneo, hai raccontato delle varie componenti, secondo me non comprende appieno il valore e la missione di Rifondazione Comunista e quindi in qualche modo privilegia il proprio punto di vista rispetto alla salvaguardia della ricostruzione di un partito, non lo dico in termini costruttivi, comunque anche sì, no, ma specifico, non è che è un apprezzamento di valore, ma non lo dico in termini costruttivi, cioè nella misura della ricostruzione di un soggetto politico che altrimenti rischiava l'evanescenza, rischiava di scomparire dentro una cerniera storica. Tutto quel gruppo dirigente non è consapevole di questa sfida che viene lanciata, perché sennò altrimenti non sarebbe caduto in quella conflittualità perversa e continua che poi ha portato alla morte di Fondazione.
c'è stato secondo me una incapacità di comprensione di quel dato. E tutte le componenti, non, voglio dire tutti, siamo stati tutti scissionisti, da chi era maggioranza e da chi era minoranza. La scissione è sempre, sempre stata scissione, sempre, voglio dire, un gruppo in cui si confligge e poi qualcuno vince e l'altro abbandona. È casuale chi vince e chi abbandona, è la modalità del conflitto interno al partito che porta Rifondazione al disastro. E lì c'è tutto quel gruppo di gente che poi contava intelligenze, secondo me, culture profonde, però l'incapacità di capire qual era la sfida storica della Rifondazione. E secondo me questa incapacità ancora persiste, è andata avanti per anni, diciamo, nella storia, nell'avvicendarsi delle culture politiche, dei soggetti che hanno diretto questo partito, ed ancora c'è questa incomprensione del valore storico, storico parlo proprio di valore storico, di quello che era il progetto della Rifondazione Comunista. È stato abbandonato prima per non comprensione, poi per mancanza di fiducia, poi in qualche caso per opportunismo, però oggi viviamo il risultato di quella incomprensione. Io penso ci sia proprio un... Poi c'è, piacerebbe pure ragionare rispetto a una domanda che faceva di Alessio, mi sembrava importante, no? Cioè quella, com'è che si verifica poi dopo la svolta di Occhetto? Per una responsabilità individuale, per un colpo d'ala, o è invece in qualche modo la precipitazione di un percorso lungo? Io credo che noi dobbiamo porci il tema della precipitazione di un percorso lungo, se no facciamo con la compagna o il compagno che vuole sparare a Occhetto, ma non si incazzava quando c'è stata la questione della NATO ed altre svolte che sono state importanti dentro il Partito Comunista. Ma non dico questo da un punto di vista radicale o di rivendicazione. Cioè, Berlinguer e poi la storia del Partito Comunista era dentro un sistema di democrazia bloccata, non è che ce lo dimentichiamo, no? Noi eravamo dentro una democrazia proprietaria, parlamentare, dove avevamo il Partito Comunista più forte di Europa, che poteva partecipare ma non poteva vincere, perché non era dato che il Partito Comunista arrivasse primo. E il colpo di Stato in Cile evidenzia questo elemento, lo slamentizza, ma comunque era consapevole. Quindi c'era il terreno di trovare un'altra via per poter comunque portare avanti la battaglia della trasformazione. Dentro questa roba c'è il tentativo di occupazione dentro la società capitalista di una serie di casematte, di aree, che ha parlato della Toscana e dell'Emilia Romagna, che sono due elementi, due zone, due aree fondamentali. Dentro questo tentativo qualcuno si perde totalmente e passa, tra virgolette, al nemico, per intendersi, no? Assume totalmente quell'ambiente che in qualche modo voleva permeare per costruire una possibile alternativa come elemento statutario di fondo di una nuova formazione, cioè diventa un partito comunista che non è più comunista, ma è un partito oramai votato all'economia liberale. Ma questo era già avvenuto da tantissimi anni. Poi Berlinguer probabilmente vede quella deriva e tenta in qualche modo di operare alcune resistenze, altri oramai sono consegnati invece a quell'obiettivo e vanno da un'altra parte. L'accoltellamento di Natta, a cui tu facevi riferimento, è uno di quegli esempi, no? E quindi della storia di Occhetto. Ma quel tema lì non è il tema dell'Occhetto traditore, è il tema di come un partito comunista si è confrontato dentro una società occidentale e di come riuscì, ha tentato di aggirare il problema e invece ne è rimasto impagnato. Allora, il risultato non è che tu non dovevi, se voleva fare come la Grecia, no? C'è stata una storia diversa, non è quello il tema. Però tu dovevi riuscire a rimanere dentro la realtà nazionale, dentro, come dire, la Repubblica Costituzionale, però riuscendo a rimanere te stessi. Questo è il progetto che oggettivamente è fallito poi nel momento del cambio di nome e della cancellazione del Partito Comunista. Però il tema è quello, non è quello d'Occhetto, è quello di come, non lo dicevo per critica a te, perché mi sembra che l'hai centrata la questione. Per tutti noi. Certo, ma per tutti noi. È quello. E questa roba qui, secondo me, si ripropone anche oggi, nel dibattito di Rifondazione.
Noi non abbiamo, credo per sfortuna, il problema di arrivare al 51% alle elezioni e quindi ce l'hanno al colpo di Stato. Non credo che sia, come dire, una questione prossima. Possiamo lottare dicendo quello che ci pare. Non è questo il tema. Però io credo che, come faceva Gramsci in galera quando c'aveva 0,2% di consenso nazionale, dobbiamo continuare a pensare come una forza che è in grado domani di conquistare il 51% di una società liberista e di gestirlo in termini di trasformazione, non in termini di conflitto sterile. E questo è l'elemento di fondo che mancava allora, ma manca anche ora dentro di Fondazione, secondo me. Noi ci sbatacchiamo tra noi, tra la questione delle alleanze, tra una serie di problemi, ma questo tema di fondo, cioè come un partito comunista gestisce la propria avanzata, avendo fiducia che gli fanno avanzare la vincente, perché se si gioca a perdere sono buoni tutti, no? A noi ci è riuscito la grande, invece bisogna fare una partita a vincere e avere la convinzione che possiamo davvero raggiungerlo. 51 oggi non serve più per due, basterebbe anche meno, ma stare dentro i meccanismi di trasformazione della società. Noi questo problema non ce lo poniamo. Questa è la discrepanza tra chi ragiona senza questa consapevolezza e poi entra nelle istituzioni, si accorge della complessità e esce dalle fondazioni. Perché questa è stata la storia permanente. E invece io credo che ci farebbe bene la discussione ogni tanto un pochino più approfondita, così, piuttosto che cascare sempre nella polemica ordinaria della giornata. Scusa. Condivido. Ma cosa di cosa? No, insomma, lo mancherebbe. Comunque la domanda era le questioni che ha fatto la Fondazione. Allora, la Fondazione nasce. Allora, il PC si scioglie nel 91. Qualcuno ricorderà che si scioglie in concomitanza con la prima guerra del gruppo, sì. È un dato drammatico, perché per la prima volta un partito come il PC ancora non si oppone fino in fondo alla guerra. Qualcuno ricorderà che il gruppo senatoriale si ruppe sul voto per inviare le navi nel Golfo. La guerra del Golfo è drammatica perché produce, vi ricordate, l'inizio della crisi di l'allargamento della crisi di quell'area, no? Doveva risolvere la ciance, invece nasce l'ISIS, nasce l'esercito. Nel 92-93 succede una cosa che non è tanto bella, viene massacrata la Scala Mobile. Anche qua sarebbe stata massacrata qualora la sinistra avesse avuto non il 51%, ma il 30%. Una sinistra anche più debole sull'onda di spinte di massa aveva portato alla riforma sanitaria, aveva portato allo statuto lavoratori, aveva portato al diritto di famiglia, aveva portato alle leggi sull'aborto e sul divorzio, con tanto di referendum che dimostravano che il paese era culturalmente cambiato, aveva portato alle 40 ore, aveva portato alle 150 ore. Ecco, punto unico di contingenza addirittura. Punto unico di contingenza. Che e le gabbie salariali. Gabbie salariali. No. La 180. No, ma l'elenco è tutti gli anni 70, questi sono nell'arco degli anni 70. Nascono dalla presenza di una sinistra ancora corposa, ma anche da spinte di movimento, dal fatto che la società fosse culturalmente cambiata. Per dirne una, Berlinguer, penso che abbiamo tutti il rispetto massimo, magari nel dissenso politico, era convinto che il referendum sul divorzio si sarebbe perso, perché diceva il Sud voterà contro e le donne voteranno contro. Cioè c'era un'incomprensione dei cambiamenti culturali che erano avvenuti. E Fanfani pensava di vincerlo. Sì. Eh no, ma in Berlinguer c'era questo due contendenti, non vedono la modificazione. C'era stata una trasformazione molto profonda. No? Non è una verità così assoluta che Berlinguer pensasse questo. Ma no, ci sono testimonianze di no. Assolutamente no. Tentano di evitare. Io ho letto testimonianze, comunque per carità. No. Siamo però, esseri umani. Certo, però no. Tentano di evitare oggettivamente il divorzio con l'idea. È una tesi tutta radicale. Che Gaspa, no, per la scuola. Vabbè, ma non è che poi alla fine. Allora, Berlinguer lo dice chiaramente in un articolo di rinascita,
che l'eventualità del divorzio avrebbe operato una spaccatura dentro l'unità delle forze popolari che non era vantaggiosa rispetto al percorso della trasformazione. E quindi pensava che l'elemento del divorzio avrebbe creato una spaccatura, che invece non ci fu, e non ci fu perché aveva sottovalutato la trasformazione sociale, soprattutto del segmento femminile. Questa mancanza di visione di quelle che erano state le trasformazioni è sia di Berlinguer, ma anche di Fanfani, che pensava di vincere Gedda, lo ricordi, no? No, che quel blocco che pensava comunque di uscire vincitore da quel conflitto. Cioè nessuno lesse le trasformazioni della realtà sociale e culturale italiana in quel periodo, perlomeno le grandi forze, perché anche tutte le trasformazioni degli anni 70 a cui faceva riferimento, che sono state evidentemente anche frutto della battaglia parlamentare del Partito Comunista, ma per l'80% sono state frutto del movimento del 68, cioè di una grande spinta di trasformazione che ha vinto la gente delle mie razze, i giovani nelle scuole, nelle università, la zia, con, in qualche modo, anche un atteggiamento sotto certi momenti conflittuali con la sinistra istituzionale. C'era il divorzio e si affrontava questo, se si comincia a mettere, ma poi cosa succederà, poi questo va bene, questo non va bene, si cade proprio nel conflitto. La questione si colloca molto fortemente in quegli anni con un partito profondamente sociale che prende sulle questioni anche delle forme di opposizione, sindacato molto netto, ricordate Tiburoni, cioè contestazioni molto forti a scelte sindacali in cui Rifondazione non sta con i vertici sindacali, ma sta con coloro che sta alla base. 30 in luglio, 30 in luglio. Uno. Due, c'è la questione della pace, in cui Rifondazione ha per una serie di anni un atteggiamento molto diverso. Su e poi lo slogan, no, la guerra senza se, senza mai, che si manifesta in tutte le tragiche guerre che ci sono. La cuca che... la fine dell'Unione Sovietica avrebbe portato a un'era di pace, c'è Bocchetto, sciocchezza, le guerre si manifestano in modo sempre più forte, Golfo 1, Golfo 2, Jugoslavia, Afghanistan, Libia e altre vicende. Tre, l'azione è molto legata anche alla questione di diritti civili e di i settori che si muovono. Quattro, abbiamo già magari, vorremmo forse darci un tempo, entra nelle questioni di opposizione alle liberalizzazioni che passano, finisce come l'olio in quel tempo, è la fase in cui pensa nessuno, ma la stessa sinistra maggioritaria entra nella logica che la globalizzazione potrà portare vantaggi per tutti e che le liberalizzazioni saranno un fatto profondamente significante che sarà di aiuto per il cittadino bletto come sostanzialmente consumatore, come produttore, come camerlasta bletto. Ricordate, no? Ci sarà concorrenza tra soggetti vari, i prezzi scenderanno per la controllente in questo periodo. Rifondazione è molto fortemente schierata contro riforme istituzionali peggiorative. Tutte le volte noi tentiamo di difenderci da un peggioramento ulteriore delle leggi elettorali, chiediamo anche che si ritorni al sistema proporzionale, secondo me l'abbiamo fatto con poca insistenza. C'era un'occasione negli anni 2000 in cui si sarebbe dovuto insistere maggiormente su questo, c'era un referendum lanciato che viene bloccato dal PD, a un certo punto ne avremmo dovuto, forse allora c'era ancora la capacità di creare un fronte democratico più largo che rilanciasse questo tema. C'è il controordine, alcuni giuristi di area che si tirano dietro. Siamo poi nella fase in cui, dopo
questioni varie, con i primi degli anni 2000 si crea un movimento a cui nasce un sottotitolo di questo libro, che è un movimento sociale molto, molto importante e che tocca delle tematiche grossissime, tematiche globali, sociali. Si è discusso a Genova 2001 dalla catastrofe ambientale, che non è il riscaldamento ambientale, stiamo parlando della catastrofe, al rapporto nord e sud, al tema della guerra e della pace, un tema che allora era un po' sottovalutato, delle discrepanze sempre maggiori che si creano all'interno degli stessi paesi ricchi, tra valla più ricca e valla più povera, conoscete le statistiche. Il 10% della popolazione ha, l'1% ha, lo 0,1 ha, 8 persone del mondo hanno un reddito pari a quello di 3 miliardi, cioè della metà circa della popolazione del mondo intero. Questa è stata una scoperta con informazioni quasi sola, anche tra i tanti demeriti. Io credo che due fasi che mi ricordo belle di questa storia ormai trentennale sono la prima fase in cui c'era quell'entusiasmo, ripartiamo, ricostruiamo, mettiamo in piedi, e c'era la voglia di discutere fra soggetti anche diversi e culture anche diverse, e la fase intorno al 2001 e gli anni immediatamente successivi, quindi queste grandi tematiche penetrano molto profondamente, si parla di queste cose, non se ne parla quasi, di qualunque catastrofe naturale che avvenga alla tele, se c'è uno che ti dica che queste accadono perché c'è un meccanismo sociale politico che per tutti, catastrofi naturali che avvengono, come i morti sul lavoro, no? Sono dati da fatti incidentali, c'è la locuzione del presidente Mattarella, le cose finiscono, si manifesteranno, la benedizione, la tragedia di 3 morti al giorno sul lavoro. Ho tagliato molto, ma vediamo. Ieri 3 morti sul lavoro. E 3 a Torino e 2 da altre parti. Adesso parliamo un po' delle alleanze, delle rotture, delle scissioni varie. Sì, dammi un tempo, abbiamo mezz'ora ancora. Quanto vuoi? No, ditemi voi, segretario. Certo. No, segretario. Segretario. Che merito. Che merito. Abbiamo un segretario di circolo, c'è la banda di segretario di tutti. Vabbè. Quanto richiamo il segretario di circolo? Poi c'è il segretario di circolo. Ci vuoi dire il tempo dei Valerio? Ma non so, dipende, poi dipende, cioè dipende anche da lui quanto vuole stare. Io la mezza notte. Ah, beh, se poi esagerato. Non voglio angosciare le persone. Tanto vuole dire, ormai non puoi più. Non so, facciamo verso le 5 e mezzo, non so. Vabbè, dai, 5 e mezzo. Alza leggeretta, vieni. A parer mio, più se si parla meglio, è certo, me l'avevo detto prima, se c'era più gente, era ancora meglio. Tu non devi farti problemi di questo tipo. Vabbè, allora parliamo, insomma, abbondantemente delle alleanze, rotture, scissioni, di rifondazionamento. Allora, sì, solo sulle scissioni occorrono alcune ore, no. Abbiamo un elenco interminabile. Allora, il meccanismo elettorale produce dei cambiamenti inevitabili. Uno ricorderà che durante la campagna elettorale c'erano state dichiarazioni, la Rifondazione mai si avvera con altri, eccetera. Invece nel 94, vi ricordate, nasce l'alleanza cosiddetta progressista. Ricordo che 6 mesi prima si era cambiato il segretario con un'operazione su cui non la pensa come vuole, ma che era avvenuta da Alberti. Mettere soltanto il segretario che aveva cominciato con l'operazione che avrebbe portato a certi nomi che si sono noi nel 94 siamo alleati della curiosa armata di Pochetto che viene sconfitta da Berlusconi e passa come quello nuovo, quello che porta idee nuove, quello che potrà risolvere alcuni problemi
della società. Ma, vi ricordate, a me a scuola dicevano i ragazzotti e le ragazzotte, ma come? Berlusconi ha preso una squadra di calcio che faceva schifo, l'ha fatto vincere tutto velocemente, e di chiedere che il centro-sinistra si dia un programma avanzato su tematiche. La fondazione fa la cosiddetta desistenza nel 96, si vincono le elezioni, la fondazione non fa parte del governo ma la porta esternamente. Ricordate che dopo un anno e un po' c'è un tentativo di braccio di ferro per chiedere maggiori garanzie, attuazione di alcuni temi al governo Prodi, il braccio di ferro rientra dopo poco con la promessa delle 35 ore e di alcune forme di investimento per dare occupazione in particolare nel meridione. È il motivo per cui la fondazione vota il pacchetto Treu, che non è certo una meraviglia. Quello che... Io ho imparato il termine interinale che non conoscevo quando è nato, quando è passato il pacchetto Treu. Prima, negli anni successivi, vi ricordate, la fondazione nel 98 rompe, ancora oggi ci troviamo l'accusa, no, voi avete fatto vincere Prodi, avete fatto vincere Berlusconi, non è così, vi ricordate, perché arriva il governo della Lema, che sarà quello della guerra jugoslava, che non è una medaglia da prendersi al petto, e arriverà il governo Amato, ma sempre successivamente, che sarà quello di fortissime restrizioni a livello economico, anche una crisi economica piuttosto forte. Il governo Amato viene ricordato per questo. La prima riforma delle pensioni. Dalla riforma Dini, prima sì. Vi ricordate che nel 2001 la fondazione va alle elezioni per conto proprio, non presentandosi però su una delle schede, dicendo votatemi al proporzionale, al maggioritario Camera, votate centro-sinistra di fatto, ha una rappresentanza minima, e qui sono gli anni, a parere mio, della grande innovazione che è data dal movimento di Genova, cosiddetto 2001. A parere mio, poi si può pensare, siamo in 20, la pensiamo in modo diverso, il grande merito di buttarsi all'interno di questo movimento culturale, politico, sociale, eccetera, eccetera, fortemente giovanile, che sostiene le questioni legate all'ambiente, popolizzazione, al rapporto tra nord e sud, ai continenti poveri. Il problema è che la fondazione si presenta in questo non come partito esterno che dà gli insegnamenti da fuori, ma si presenta come internità su questa faccenda. Parlavamo prima tavola del luglio 2001 a Genova, vi ricordate cos'è successo? E vi ricordate anche che tutti gli autori delle peggiori nefandezze che sono accadute sono stati promossi ai più alti incarichi. Leonardo ha avuto direttore uno che aveva fatto il ricordo di Crusso, che è un ente pubblico. Questa scelta di rifondazione non è condivisa universalmente all'interno, ma è quella che permette la rifondazione tanto di crescere, le pubbliche e altro. Due, di essere presente a Genova, unico partito sostanzialmente presente, quindi egemonico nelle giornate di Genova, essere presente a Firenze l'anno dopo, dibattito alla Fortezza di Basso, in corona del dinostico universale proprio, essere presente a Porto Alegre, vi ricordate, unico partito presente all'interno di una rete di movimento.